è Giuseppe Strambini? Allora, Giuseppe Strambini è una persona normalissima, di famiglia di operai, che nasce nella provincia veronese, che per un sacco di anni non si sarebbe mai sognato di fare questo lavoro qua. È uno che ha studiato ragioneria, quindi non ha assolutamente un background artistico. Ha venduto case per un sacco di anni, quindi non aveva, era assolutamente avulso dal mondo dell'arte, dal mondo creativo, e che appunto ha subito uno shock. Ha subito uno shock che gli ha cambiato la vita, in meglio sicuramente. In realtà sono sempre stato attratto dalle cose belle, che forse è l'unico talento che mi posso riconoscere, quello che mi sono sempre piaciute, le cose belle e fatte bene. Quindi anche credo nel mondo del tatuaggio ho sempre scelto, o mi sono sempre piaciuti i bei tatuaggi, credo. Poi ci provo anche a farli, però mi piacciono quelli belli. Quella è una certezza. Allora, che mi ha portato a capire che questo era il mio mondo è stato forse il primo tatuaggio che mi sono fatto. Folgorazione totale, cioè non avrei mai pensato che una cosa così piccola e banale avesse un impatto così devastante nella mia vita. E dopo il primo tatuaggio non ho più potuto farne a meno. Ah beh, il primo tatuaggio me l'ha fatto il tatuatore storico di Verona, che purtroppo non c'è più, Franco Biondi, detto il Frank. E lo studio era classico studio da biker, c'erano tutte quelle fragranze che adesso un po' mancano, ma che è bello ogni tanto riviverle, almeno ci sono, sotto il mio naso ci sono ancora. Stranamente adesso che ci penso, l'ho fatto oltre che all'udito, cioè al buzzing delle macchinette, è stato determinante. Essere attratti dall'odore dello studio di tatuaggi. Poi c'era un mix di odori, però diciamo, quello del green soap e del Dettol erano quelli dominanti, ed era proprio attraente quella roba lì. Allora, inizialmente io andavo moltissimo in Inghilterra, dove mi facevo tatuare. Poi ho iniziato dal 96, in poi ho iniziato ad andare negli Stati Uniti e da lì in poi fondamentalmente sono stati solo Stati Uniti e prevalentemente la California, che era lo stile al quale io ero più attratto, diciamo, ecco. Quindi San Francisco era in quel periodo lì una bomba esplosiva, quindi tutto ciò che usciva da San Francisco era innovativo e nuovo e attraente, colori incredibili. Diciamo che la California era il punto nevralgico del tatuaggio. Mi ricordo perfettamente il primo tatuaggio che ho fatto. L'ho fatto a mio fratello nel soggiorno di casa mia, dove abitavo ancora con i miei genitori. Ed è stata una domenica pomeriggio. Ho fatto una copertura sul gluteo di mio fratello di un tatuaggio che si era fatto lui, o si era fatto fare lui durante il servizio militare. E ho tatuato un flash di Freddy Corbin. E mi ricordo che è durato tantissimo. Era un cuore appunto disegnato da Freddy Corbin, estratto da una sua tavola. E mio fratello credo che si sia tatuato per almeno 10 anni dopo. Non ha più voluto vedere un ago e una macchinetta e sentire il rumore della macchinetta per tatuaggi. Quindi indimenticabile. Ultimamente le richieste sono parecchio interessanti, nel senso che finalmente faccio quello che mi piace fare. Quindi sia dal punto di vista del tatuaggio tradizionale americano che del giapponese, quasi esclusivamente braccia e gambe giapponesi, quindi con soggetti classici. Va a periodi, no? Adesso funzionano i draghi, quindi la gente vede che fai un paio di draghi, gira qualche drago in più, essendo la mia clientela soprattutto local,
la gente ti chiede quello che vede dall'amico, dal vicino. Mi chiedono cose divertenti, anche se si può sempre fare cose ancora più divertenti, si possono fare cose ancora più divertenti. La nascita di Ink Addiction è stata inevitabile per il tempo, nel senso che a Verona c'erano solo due studi di tatuaggi, nessuno dei due mi avrebbe dato da lavorare e nessuno dei due era sufficientemente attraente per me per desiderare di lavorare là, anche perché in quel periodo lì, soprattutto per lo stile e per i tipi di tatuaggi che io volevo fare e per lo stile di tatuaggi che piacevano a me, ero un po' preso in giro perché era assolutamente al di fuori del concetto di tatuaggio che esisteva a Verona e in Italia in quel periodo lì. Per molta gente sembravano non all'altezza di essere preso sul serio, fondamentalmente. Se ne sono accorti magari dopo 10 anni che in realtà invece erano quelli che stavano facendo la storia del tatuaggio e quelle persone lì che sono, fortunatamente molti di loro sono diventati anche i miei più cari amici, sono quelli che hanno rivoluzionato il tatuaggio negli ultimi almeno 30 anni. E la nascita di Ink Addiction è stata la conseguenza logica, avevo bisogno di uno spazio dove far vedere alle persone che esisteva un tatuaggio diverso e che io volevo portare avanti questo tipo di tatuaggio qua. Quindi il fatto che arrivassi io a prendere un negozio di tatuaggi con al muro attaccate cose colorate che non fossero lupi o landscape di maghi, che tutte cose che ancora adesso funzionano ma che erano forse overplayed in quel periodo lì, il fatto di fare disegni molto semplici presi dagli anni 30, rivisitati, sembrava una cosa quasi stupida per tanta gente. E quindi Ink Addiction è stato un po' uno spartiacque a Verona, nel senso che mentre all'inizio veniva guardato con ilarità, nel senso, ma questo che disegni fa, ma questo che tatuaggi fa, ma chi è che si fa questi tatuaggi qua? Poi alla fine è risultata una scelta vincente, nel senso che alla gente piacevano queste cose qua. Adesso non dobbiamo tagliarlo questo. Ho portato un granello di sabbia di San Francisco, un granello di San Francisco, l'ho messo a Verona, ecco, diciamo che questo era l'obiettivo di Ink Addiction, era quello di far godere ai veronesi quello che io godevo quando andavo negli Stati Uniti. Entrava chiunque, entrava dalla signora che non sarebbe mai sognata di farsi un tatuaggio, alla ragazzina giovane che non aveva coraggio di entrare in uno studio di tatuaggi. Tutti quelli che non erano i duri della situazione venivano da me, venivano da Ink Addiction. Cioè tutte quelle persone che avevano un po' voglia di farsi un tatuaggio ma avevano bisogno di trovare un posto un po' più divertente, un po' meno tetro, ecco. Quindi il mio era un approccio un po' più friendly, diciamo, e questo credo che sia stato una delle carte vincenti. E poi avevo disegni colorati, cioè usavo i colori quindi magari la gente aveva bisogno di vedere un po' di colore, anche se comunque il mio era uno studio di tatuaggi tout court, nel senso che rispetto per chi lavora, cioè non era una boutique, era comunque uno studio di tatuaggi. Allora, di episodi divertenti ce ne sono parecchi. Forse quello che mi rimane più impresso è stato il mio primo tatuaggio della storia che ho fatto negli Stati Uniti, all'American Graffiti di Sacramento. Arriva questo omone bodybuilder americano, il mio inglese era ancora abbastanza, lo è ancora abbastanza broken, ma allora era assolutamente broken, era più broken che mai. E quindi sono stato un po' bullizzato dal mio primo cliente, nel senso che ero minuto, piccolino, magretto, e mi ricordo che l'approccio suo è stato tipo,
ma sei sicuro di saper fare questa roba qua? Cioè, guarda che io insomma, gli ho detto sì, dai, nessun problema. Mi ero un tribale che allora funzionavano tantissimo sull'upper back, dietro sulle spalle. Ho fatto tre linee e mi ha chiesto un attimo di pausa ed è svenuto vomitando per tutto il negozio, è stato un disastro, mi ricordo. Questo è stato il mio primo tatuaggio negli Stati Uniti, quindi figurati il trauma di vedere uno di 100 kg con 100 kg di muscoli che ti cadono addosso svenuti dopo le prime tre linee che fai, che non si riprende più. Quindi questo è stato il mio benvenuto negli Stati Uniti. Poi per fortuna è andata meglio di così. È stato divertente finire il tatuaggio, nel senso che da lì in poi il bullo lo facevo io, nel senso che sei sicuro di farcela, sei sicuro di portarlo a casa. Lo vedo diverso nell'approccio, nel senso che non è tanto il futuro di Ink Addiction, ma è il futuro del tatuaggio. Cambia completamente il modo di gestire un negozio di tatuaggi. Qui non più membri che rimangono sempre gli stessi per il quotidiano, ma comunque avere sempre un sacco di persone nuove che vengono regolarmente, però per periodi di tempo inferiori, dia un contributo di freschezza e di novità sempre maggiore. È divertente in questo momento qua come sta andando. C'è sempre un sacco di gente nuova, ogni giorno entro in negozio e ci sono due, tre certezze, ma ci sono anche due, tre novità costanti. Quindi se va avanti così è un futuro roseo, insomma, è divertente. Quindi spero che continui così. Non posso augurarmi di meglio, sinceramente. Sono fortunato per quello che ho e per chi ho attorno. Comunque, siano tutti i giorni o anche solo per due giorni al mese, tre giorni al mese, comunque avere un certo tipo di persone che contribuiscono alla reputazione e a ciò che esce da questo negozio qua, farò di me una persona fortunata.